È il cuore della cristianità, ma anche uno straordinario concentrato di storia e arte. Nel libro Segreti e Tesori del Vaticano, edito da PM, Massimo Polidoro accompagna il lettore in un viaggio affascinante alla scoperta dello stato più piccolo del mondo. Ma l'idea di questo libro, I segreti dei tesori del Vaticano, è proprio quella di fare un viaggio nel tempo per scoprire che cos'era il Vaticano quando è nato, cos'era la Basilica di San Pietro quando è stata costruita la prima volta, tutte cose che oggi non si possono più vedere. Quindi l'unico modo per farlo è far finta di poter viaggiare nel tempo e sulla base di quelli che sono i dati storici, le scoperte scientifiche e archeologiche, ricostruire un mondo che è scomparso, ma farlo in una maniera che sia, non dico romanzesca, ma che ci avvicini molto anche alla realtà quotidiana di quei tempi. Quindi ci capiterà di viaggiare e vedere Michelangelo all'opera, di vedere quello che succedeva anche all'epoca del medievale, no? Di com'era la Basilica Costantiniana, quella che precedeva San Pietro, fino ad arrivare ai giorni nostri. E alle scoperte più recenti. A detta degli studiosi, il periodo d'oro del Vaticano è stato il Rinascimento. Indubbiamente il Rinascimento è il periodo più ricco e più affascinante anche di storia, non solo di arte. Le due cose sono legate, è proprio il periodo in cui, per esempio, un papa come Giulio II, papa guerriero, quindi un papa di quelli che combatteva con la spada la conquista dei territori, capiva però l'importanza che aveva l'arte e che poteva avere l'arte per un regno come quello del Vaticano, perché tanto più si rendeva meravigliosa e splendida la città del Vaticano, la città del Pontefice, del Papa, ecco, tanto più diventava un punto di riferimento non solo per la religione, per la spiritualità, ma un punto di riferimento anche politico in quel mondo così diviso e così pieno di confini e di combattimenti. Quindi, è il periodo in cui un papa, come dicevamo, Giulio II, vuole portare dentro il Vaticano tutta l'arte che esiste in quell'epoca, quindi tutte le scoperte che si fanno dall'archeologia alla statuaria che viene scoperta, il Laocoonte, porta Bramante per fargli costruire San Pietro, porta Michelangelo per fargli dipingere la Cappella Sistina, porta Raffaello per fargli dipingere i suoi appartamenti e tantissimi altri artisti. Quindi quello è sicuramente un periodo meraviglioso, e forse la punta di diamante di tutta la storia del Vaticano. Un luogo che suscita molta curiosità è l'archivio segreto. Gli archivi segreti del Vaticano, che tanta fama di luogo misterioso e pieno di chissà quali segreti, in realtà sono degli archivi, delle biblioteche. Segreto, a quell'epoca, il Rinascimento, significava la segreteria, era la segreteria dove si mettevano le lettere, dove si mettevano i documenti. Quindi ci sono indubbiamente però dei documenti storici molto importanti. Ci sono copie, per esempio, le primissime copie della donazione di Costantino, che è un falso, ma che è un falso che ha avuto un'importanza cruciale nella storia, della nostra storia, ma anche nella storia del Vaticano, perché sembrava, come dire, convalidare l'idea che l'imperatore Costantino aveva donato al Papa la città di Roma e tantissimi altri territori. C'è la copia del processo a Galileo Galilei, c'è la copia del processo ai Templari, insomma, sicuramente ci sono tanti documenti che hanno fatto la storia non solo del Vaticano, ma proprio la storia con la S maiuscola. Il Vaticano offre itinerari di visita insoliti, poco conosciuti. Ci sono tante cose che, per esempio, sono poco frequentate anche se sono a disposizione. Una di queste è la visita alle catacombe che si trovano sotto la Basilica di San Pietro e che è un luogo molto suggestivo e storicamente molto interessante. La tradizione ci racconta che lì sarebbe stato sepolto Pietro, no? L'apostolo di Gesù durante le persecuzioni di Nerone. Non c'è la certezza scientifica e storica di questo, ma al di là di questo fatto c'è comunque una catacomba di epoca romana e noi possiamo visitarla prenotando una visita. Quindi entrando nella città del Vaticano e in gruppi di pochissime persone, 10 persone, 12 persone, scendere sotto la basilica dove altrimenti non si può andare e vedere da vicino questo luogo fermato a 2000 anni fa, una cosa straordinaria che non rientra nei normali percorsi di visita, ma che vale la pena scoprire assolutamente.